Amici di Tele Santa Marinella, da Sara Fiorini. Apriamo con la politica. La maggioranza conferma piena fiducia al sindaco di Dei. Acqua agitata in maggioranza? Sembra proprio di no. A giudicare da un comunicato stampa giunto da Palazzo Municipale di Via Arcellai, gli assessori e consiglieri comunali, infatti, confermano il loro sostegno al sindaco Pietro di Dei, eletto 2 anni fa con una lista civica di centro-sinistra. Abbiamo la ferma volontà di proseguire insieme il cammino intrapreso con successo dopo le elezioni comunali, si legge nel comunicato, e volto alla realizzazione di un vasto e concreto programma di risoluzione di vecchi e annosi problemi, nella prospettiva di una seria rinascita e di risveglio dei vari settori dell'economia del nostro comune. Smentiti, almeno per il momento, quindi, anche i passaggi di alcuni esponenti della minoranza o comunque a qualche new entry della giunta comunale. Di fronte a notizie di stampa di questi giorni che tendono ad accreditare un clima di accentuata difficoltà all'interno della maggioranza, continuano e a delineare un quadro di relazioni turbate dalla diversità delle posizioni su alcuni punti e questioni che riguardano l'amministrazione cittadina. La giunta e i consiglieri di maggioranza confermano la loro piena fiducia al sindaco. Guardano al futuro i consiglieri. Abbiamo costituito un patrimonio positivo di energie da spendere per le nuove tappe del programma che nel prossimo triennio sarà articolato in 80 progetti destinati a mutare profondamente il futuro della città e a dare impulsi innovativi al commercio, al turismo, all'agricoltura, al traffico, alla riqualificazione e organizzazione moderna di tutti i servizi di cui si avverte il bisogno. Questo è il progetto politico attorno al quale la maggioranza è unita e giorno dopo giorno si consolida, attraverso un confronto interno costruttivo che è la base di una buona e seria amministrazione. Infine, un accenno alla minoranza. La smettono dunque coloro che, sconfitti ancora, non si sono rassegnati al loro ruolo di opposizione, concludono, che nella democrazia istituzionale rappresenta comunque, quando è ben esercitata, un fattore stimolante e utile. Romitelli ritira le dimissioni. Dopo un colloquio con il sindaco Pietro di Dei, Anna Maria Romitelli, delegata ai rapporti con l'AMA e alle politiche di assetto territoriale sui fossi e sui rifiuti, ha ritirato le sue dimissioni riprendendo l'incarico assegnato. Alla delegata Romitelli, il sindaco ha in questa occasione rinnovato la sua fiducia e l'apprezzamento per il lavoro fin qui svolto, che dopo il chiarimento, piora, riprende ancora maggiore efficacia. Santa Severa parte l'evento Divin Semper. Partirà sabato prossimo il primo Divin Semper di Santa Severa, con base presso lo stabilimento balneare Barracuda. L'organizzazione è curata dall'associazione ASD Sud Megattera in collaborazione con il gestore del Barracuda di Santa Severa, signor Pino Riccione, insieme all'Asso Balneare Litorale Nord, rappresentata dal coordinatore generale Massimo Profili. Il centro dispone di attrezzature subacquee per il noleggio, tipo gas, mute, lampade, erogatori, maglialini e tutto il necessario per immersioni sicure e divertenti, oltre ad un gommone di 1,8 m circa con motore da 225 cavalli, furgone attrezzato diving ed aula per le lezioni didattiche. Sarà possibile effettuare corsi vari per l'utilizzo delle bombole, immersioni diurne e notturne ed inoltre verranno effettuate immersioni al Cristo degli Abissi, posizionato tempo fa proprio da Asso Balneari nelle vicinanze del porto turistico Riva di Traiano. Per informazioni è possibile visitare il sito www.submegattera.it o chiamare i seguenti numeri telefonici: MAS 335 71 63 326, ROBI 333 261 4961, oppure recarsi direttamente allo stabilimento balneare Barracuda di Santa Severa. Attualità. Fase concorso Cortomania, il concorso a premi di cortometraggi effettuato dall'Associazione La Fenice e Tele Santa Marinella. Per tutte le info sul nostro sito potrete trovare il regolamento con descrizioni e svolgimento. Bene, per questa settimana è tutto, auguriamo buona estate a tutti, grazie e arrivederci.